Eventi negativi succedono, secondo me avvengono perché in quel preciso momento della nostra vita forse avevamo bisogno di quella dinamica, di quella circostanza per crescere, evolverci, perché l'essere umano deve evolversi. Per me la perfezione non esiste, anche perché nel momento in cui ognuno di noi pensa che è arrivato a eseguire un esercizio da 10 o fare una tesi di laurea da 10, o esporsi da 10, secondo me in quel preciso momento sta iniziando a perdere da un punto di vista di crescita personale. Quindi la perfezione è un qualcosa che deve essere sempre migliorata ed è migliorabile, ma proprio perché deve partire dalla nostra testa, il fatto di voler sempre crescere e volersi migliorare. Quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, cioè rispetto, disciplina, seguire delle regole, le ho ritrovate nello sport. Quando si dice che è di luogo comune, no? È una frase fatta, lo sport è una scuola di vita. Certo, può essere una frase fatta, ma bisogna vedere come ti sei costruito un certo percorso. Quanti diventano ingegneri aerospaziali, o quanti diventano dei medici, quanto diventano dei campioni olimpici, quanti oggigiorno ottengono un qualcosa, ma cosa fa la differenza? Come lo consegui? Come lo raggiungi? Qual è quindi il tuo percorso che ti ha portato a ottenere un determinato tipo di risultato? Che può essere quello di ottenere un grande risultato nello sport, ma anche che arriva al quindicesimo, ventesimo, cinquantesimo. Può essere più ammirabile e apprezzabile il risultato di colui che si è fatto un mazzo tanto, permettetemi il termine, però magari per una serie di situazioni non ha ottenuto un certo risultato di spicco. Ed essere una bella persona che è cresciuta con dei valori. Per me i valori sono fondamentali. Sono fondamentali perché ci permettono di riuscire a metterci in gioco con serietà, con etica, con professionalità. Questo fa veramente una persona ed un campione. Spesso mi trovo a parlare con i giovani nelle scuole, in altri tipi di contesti, e quello che cerco sempre di far passare è che bisogna essere dei campioni nella vita, ma non perché si vince una medaglia alle Olimpiadi o altro. Bisogna essere dei campioni perché ognuno di noi ci deve mettere il cuore quando fa qualsiasi cosa. E metterci il cuore significa partire dal presupposto che se stiamo bene con noi stessi e quindi abbiamo quello stato di serenità che è legata ed è dipesa dal fatto che ci stiamo impegnando nel fare qualcosa e giorno dopo giorno ci miglioriamo. E allora possiamo pensare tutti assieme di creare veramente qualcosa di bello. Quindi il mio percorso sportivo, e non sono qua di certo per dirvi o elencarvi,